amici, nonni, nipoti carissimi. 15 anni fa, quando gettavo le basi per l'associazione dei nonni, avevo in mente di far sì che questa associazione diventasse grande, importante, un'associazione solida, però non potevo mai immaginare di raggiungere e di vedere questa associazione veramente importante, veramente forte. Le istituzioni hanno raccolto il nostro invito, siamo nel calendario dello Stato, il 2 di ottobre, grazie alle autorità statali, grazie alle autorità che hanno riconosciuto. Questa associazione è nata 15 anni fa e molti di voi erano qua 15 anni fa. C'era senz'altro l'amico Tornari con la fiamma. Armando, questo è un articolo scritto da te il 5 di ottobre e il 2 di ottobre è nata l'associazione dei nonni in Italia. L'allora Presidente della Repubblica inaugurava l'associazione dei nonni e l'onorevole Ciampi ha detto: dopo che festeggiamo le mamme, festeggiamo i papà, perché non i nonni? I nonni sono le persone più importanti della famiglia. Quindi grazie Tornari, dopo 15 anni sei qua, questa è una bella notizia per tutti. E grazie a chi 15 anni fa era qua e oggi è ancora. Certamente non è possibile citare i nomi e fare i nomi di tutti, perché mi hanno dato 3 minuti, io ho detto che desiderano 5, però più di 5 minuti non è possibile. Per avere questi successi bisogna avere un comitato che lavora, che ci crede, bisogna avere un presidente come Gio Commisso, che ha creduto e crede in quello che stiamo facendo. Il 20 ottobre scorso, presso il Club Marconi di Sydney, l'associazione I Nonni ha celebrato la giornata dedicata ai nonni con la presentazione del libro Viaggio di ritorno alle origini, vite di emigranti italiani attraverso gli occhi dei loro nipoti. Il progetto editoriale, le cui radici risalgono al 2016, frutto di una straordinaria collaborazione di molti giovani italo-australiani, è stato portato a termine da Concetta Cirigliano-Perna. Ascoltiamo il vicepresidente dell'associazione I Nonni, Antonio Bamonte, il console generale d'Italia a Sydney, Andrea De Filippo, e la professoressa Concetta Cirigliano-Perna. Oggi si festeggia al Marconi Club la festa dei nonni e parliamo con il vicepresidente dell'associazione I Nonni, Antonio Bamonte. Antonio, cosa ci puoi dire di questo festeggiamento e del libro appena uscito? Il libro, io l'ho detto anche nel mio intervento, e questo fa seguito a un concorso di 2 anni fa. Concorso abbiamo ricevuto circa 70 temi, circa 70 racconti dei nonni e ho detto che alcuni sono commoventi. La professoressa Perna l'ha riportata nel libro Torna alle origini, il libro è in vendita, ormai è una realtà, un libro abbastanza grande, avete visto, un libro in 2 lingue, inglese e italiano. Ma cosa posso dire di questa festa, ma cosa posso dire di questa associazione? È nata 15 anni fa, cioè nell'ottobre del 2005, io ebbi l'idea di formare questa associazione perché dicevo a me stesso, si festeggiano i nonni, le mamme, i papà e i nonni, perché no? I nonni sono la cosa più importante nella famiglia, sono chi aiuta moltissimo i propri figli, dare attenzione ai nipoti. E quindi mi sono riunito subito, cioè questo poi fa seguito pure alla Presidente Ciampi in Italia, ha inaugurato la festa dei nonni il 2 ottobre del 2005. Io ho copiato, diciamo la verità, vedendo la televisione la mattina, vedevo Ciampi che aveva questa festa e ho detto: ma perché non farla pure noi qui in Australia? Allora, che cosa è cambiato in tutti questi anni? Beh, è cambiato che i nonni, i nipoti hanno capito che sono importanti.
E questo è lo scopo nostro, tenere questi nipoti vicino ai nonni, perché poi c'è anche il problema della lingua qui. Però oggi si è parlato principalmente in inglese. Io ho parlato in italiano, non so com'è andata, però io ho parlato in italiano. Console generale d'Italia Andrea De Filippo, appena arrivato in Australia, e oggi è presente alla festa dei nonni. Un suo commento. Sono molto felice di essere qui oggi, siamo appena arrivati con mia moglie e il nostro bambino, e dopo appena 3 giorni già essere avvolto da tanto affetto della nostra collettività italiana è commovente, è bellissimo. Ieri sera alla Camera di Commercio, oggi dai nonni, i prossimi appuntamenti? I prossimi appuntamenti saranno tantissimi, c'è tutta la collettività da incontrare, uno per uno, tutte le associazioni da incontrare, ovviamente le istituzioni australiane, rappresentate le istituzioni italiane, delle imprese italiane, insomma si comincia, abbiamo cominciato con la giusta marcia già ieri sera, oggi con questa bellissima giornata, non vedo l'ora di proseguire questo percorso. Lei viene dalla Mongolia, un paese completamente diverso. Come ci si adatta? Ci si adatta facendo questo lavoro, dopo un po' ci si adatta, si diventa flessibile, si scoprono anche i tratti comuni che i paesi hanno. La Mongolia è un paese molto diverso dall'Australia, però in Mongolia, prima di venire in Australia, ho trovato anche tanta Australia, perché l'Australia ha una presenza culturale anche commerciale importante, c'è una grossa comunità australiana, quindi molti mongoli che vengono in Australia a studiare, a formarsi professionalmente, quindi non è proprio come andare in un altro pianeta. Insomma. Quali i suoi prossimi impegni? I miei prossimi impegni saranno soprattutto presentarmi alle mie controparti istituzionali e conoscere a fondo i rappresentanti del sistema paese in tutte le sue sfaccettature, le aziende, ma anche gli organismi culturali, di promozione culturale, turistica, eccetera, eccetera. Festa dei nonni al Marconi Club, con la presentazione del libro scritto da Concetta Perna. Concetta, il tuo commento sulla giornata di oggi e la faticata per questo libro. Beh, è stata una grossa faticata, assolutamente un impegno straordinario, Luisa, perché abbiamo cominciato con la selezione delle storie, con ovviamente cercando di dare, di scegliere quelle che avevano un maggiore, diciamo, contenuto dal punto di vista proprio storico, perché ogni storia rappresenta e descrive una parte della nostra, della storia della comunità italiana. Devo dire che alcune storie avevano un maggiore valore letterario, erano state curate stilisticamente, però ogni storia, ognuna, assolutamente aveva un valore documentale, ha un valore documentale, per cui penso che possa essere anche di interesse per sociologi, per anche persino antropologi e per studiosi della storia dell'emigrazione italiana. E a te personalmente cosa ha dato questo libro? A me ha arricchito moltissimo, dunque io sono già molti anni che considero la sento come una mia missione quella di studiare e di capire, di comprendere questa pagina straordinaria della nostra storia. Io credo che sia una parte della nostra storia che, benché raccontata, soprattutto negli ultimi 20 anni, è talmente sfaccettata, è talmente diversificata, presenta tantissimi aspetti, per cui sarà difficile narrarla completamente. Quindi io considero questa antologia
un contributo alla comprensione del fenomeno migratorio, soprattutto degli aspetti, diciamo, più quelli più legati alla sfera emotiva, alla sfera emozionale, perché questi ragazzi hanno cercato proprio di mettere in evidenza la parte più intima dell'esperienza. Quindi, oltre agli aspetti pratici, ai problemi pratici che ognuno di questi nonni ha dovuto affrontare, hanno cercato di approfondire anche l'aspetto psicologico. E poi sono, bisogna dirlo, parliamo di donne, di ragazze, c'è una quota rosa. C'è una quota rosa, dunque tu saprai, perché te ne avevo parlato, quando abbiamo fatto il concorso letterario si è formata una giuria, formata da me, Chiara Barbi, e da Patrizia Ravalico Totaro, e avevamo chiesto ai partecipanti di mandare i loro componimenti in buste grandi, però con una busta interna chiusa, sigillata con nome, cognome, età e tutti gli altri dati. Volevamo sapere solo l'età, no, l'unico dato che noi sapevamo era l'età, non sapevamo né genere, né se erano maschi o femmine, per cui abbiamo fatto la nostra selezione sulla base dei criteri che ci eravamo prefissati. E quando poi siamo andati a controllare le bustine interne con i dati, con i dettagli dell'identità dei partecipanti, ci siamo accorti che i tre vincitori di ognuna delle tre categorie di età erano tutte donne, tutte delle ragazze. Ma noi poi abbiamo capito anche perché. Perché noi ci eravamo prefissate di vedere, di cogliere la parte emotiva. I ragazzi hanno espresso soprattutto gli aspetti pratici, perché il maschio è così, no? E quindi bellissime storie in cui hanno veramente narrato anche in dettagli, a volte in dettagli molto interessanti, tutto il percorso dei nonni per arrivare al punto in cui sono adesso. Però mancava forse quella sfera emotiva, l'approfondimento della sfera emotiva. E noi ci siamo resi conto poi che è stato quello l'elemento che... di conseguenza, tu stessa mi hai chiesto perché sulla copertina hai messo un nipote e un nonno. Beh, un po' per controbilanciare questa cosa qui, visto che tutte le vincitrici erano, cioè tutti i vincitori del concorso erano donne, però l'abbiamo fatto anche per un'altra ragione, perché nella lingua italiana i nipoti includono maschi e femmine, se invece dici le nipoti include solamente le nipoti femmine, per cui escludevamo e poi per ottenere questo effetto specchio, quindi abbiamo le due generazioni quasi a confronto, con il nonno leggermente dietro a indicare il passato, il nipote un pochino più in avanti, però e guardano entrambi direttamente verso il futuro, con una nota bellissima di orgoglio sia nel sorriso del nonno che nel sorriso appena accennato del nipote. Quindi, insomma, soprattutto con tanto orgoglio da parte del nonno. La tua maggiore soddisfazione di questo libro? La mia maggiore soddisfazione è quella di forse aver in questo modo aggiunto alcuni elementi per comprendere meglio la storia della nostra comunità. Io voglio immaginare questa antologia come un contenitore, come ho detto nel mio intervento, come uno scrigno, quasi come una cassaforte, in cui noi abbiamo salvato una parte della nostra storia. I tempi biologici sono purtroppo inesorabili. Prima o poi tutta una generazione, soprattutto di emigranti, quelli che sono arrivati negli anni 50 e 60, purtroppo tenderanno a scomparire. Però quello che vogliamo è che con la loro scomparsa non scompaia anche quello che hanno fatto, il loro operato, che hanno... Cioè, io vorrei veramente credere un giorno che le generazioni future, leggendo queste storie di emigrazione, possano capire anche il contributo che i loro nonni, i loro predecessori hanno portato alla creazione di una società, quella australiana, in questo caso quella australiana, ma la cosa riguarda anche le altre nazioni dove c'è una forte componente di immigrazione dall'Italia. Possano capire il contributo dei nonni alla formazione, io considero, di società sane,
di società, quindi società multiculturali, perché gli aspetti culturali che hanno portato con sé hanno arricchito la cultura del paese. E spero tanto, Luisa, forse è un sogno che non potrà mai essere realizzato, e che questo libro venga letto anche in Italia, perché in Italia molta parte di questa storia è ignorata, non è conosciuta. Quindi sarebbe veramente una grandissima soddisfazione sapere che in Italia vengano sensibilizzati a quello che gli italiani che sono andati via, un po' anche con rabbia, no? E ci auguriamo che questo possa accadere sia in Italia che in Australia. Sia in Italia che in Australia, per le future generazioni di italo-australiani, ma siccome è in inglese, vorrei sperare che anche altri gruppi etnici leggano, no? Cioè le generazioni nuove di altri gruppi etnici possano leggere, e anche di australiani, ovviamente, così come possano essere lette anche in Italia, ma soprattutto questo, in Italia. Grazie, Concetta. Grazie a te, Luisa.